Sì, è lei con Vorrei che fosse amore, a tale quale Mina. Guarda anche i tuoi colleghi, guarda. Grazie. Giorgio, inizio da te. Guarda, io rimango in piedi stasera, tanto è più le volte che si sta in piedi che seduti qui stasera. Non se ne accorgo. No, vabbè, però sembri seduto. Lo so, bella battuta, molto, me la segno, vabbè, la però, faccio l'ultimo dell'anno. Però dai, sei beccata, ma l'hai servita. Comunque, veramente, stasera, io però, scusami, posso dare la parola a Loretta su Mina, cioè voglio dire, sì, cioè voglio dire, sì, perché certo, guarda, c'ha una paura di Loretta stasera. Loretta, guarda, no, guarda, Loretta sta a Mina proprio come Salemme a Cristiano Malgioglio. Ecco, bravo! Quindi io direi che... No, posso dire una cosa, ma mo hai fatto un complimento bene, secondo te a Loretta? Sì, così? Ma tu l'hai fatto, lo fai bene. L'hai sbagliata. Fagli Malgioglio. Fagli Loretta, dai. E come va, sei stata bravissima. Non ho capito però nel filmato se tu l'hai fatta nella stessa tonalità di Mina, è questo che hai detto? Ecco, ancora più brava, perché arrivare non per l'estensione ma per l'impostazione che ha Mina della voce, che è sempre leggermente un po' così, quando vai su è tosta tenerla, capito? Vabbè, no, ma sei stata bravissima, non te devi, devi giustificare. Senti, Jessica, dammi retta. Sei stata brava, no, non te fa venire e l'altra cosa è questo, è proprio caso, l'abito originale, questo è l'abito di Mina, ragazzi, lo faccio vedere a tutti quanti nell'archivio. Senti, storico Rai, allora, dei costumi, voglio raccontare una cosa che non c'entra niente con te, che sei stata bravissima, super brava, bla bla bla. Io ho fatto uno spettacolo in televisione con un abito che aveva sfilato di Gianfranco Ferré, che era scomparso, che aveva sfilato la Schiffer, io l'ho indossato. E quindi
quando sono tornata a casa da mio marito, da Gianni, gli ho detto, sai Gianni, porto un abito di Claudia Schiffer e mi sta perfetto. Lui fa, sì, vabbè. Allora io vado da Gianfranco Ferré, dico, Gianfranco, guarda, scusa, siccome Gianni non ci crede, e io ce l'ho ancora, c'è la foto di Schiffer che sfila, e lui che dice, è vero, e poi sotto, però gli abbiamo fatto un orlo di 20 centimetri. Lo sai, Loretta, che questo è intatto? Invece questo è proprio... Addirittura si è chiusa la zip, io non ci credevo. Quindi, ma fammi guarda, sentire l'opinione anche di Orietta, sono curioso di sentire Orietta. Allora, io Jessica l'ho sempre votata anche a Euro Mai Più perché ha una voce particolare. E avendo una voce particolare è più difficile ancora imitare le altre. Quindi sei stata bravissima. Bene, andiamo velocemente da Vincenzo. Bravissima, bravissima, identica soprattutto in quell'inquadratura. Complimenti alla regia. C'è una dall'alto di tre quarti che era veramente. Sì, devo dire che Maurizio Vanessa ci ha regalato con la nostra squadra e con le luci di Mario Catapano un bianco e nero meraviglioso. Anche in questo momento vedete, io sono a colori e lei è rimasta negli anni 70. E Giorgio, per chiudere. Io l'ho viste tante fare qua. Mina è sempre ricorrente, Aleggia, Mina, no? È una mina vagante. No, no, chiudiamo, se l'era preparata. Venite qua. Vabbè, Gabriele, è stato bravissimo. È stato Vai. Molto bello, arrivederci. Grazie. A tutti. Lasciamo la trasmissione. Così non è possibile. Mina così bene, guarda che Mina ha un'estensione vocale. Pensa che una volta ha fatto un concerto a Olbia e il pubblico l'hanno messa a Civitavecchia. Grazie al trucco, bravo, il parrucco e la sartoria.